Ragazzi, buongiorno. 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 Eccoci. Eccoci. Allora, qui seduti abbiamo Mattia e Greta, che vengono da Carrara. Sì. Anche loro i chilometri gli sono piaciuti farseli. Sì, sì, con tanto piacere. Con tanto piacere. Assolutamente. E sono venuti appunto a ritirare gli abiti e si sposano domenica, oggi è giovedì. E gli abbiamo dato un piccolo regalino, come noi lo diamo alle nostre spose sempre. Scavicchio, eh? Scavicchia, facci vedere cosa c'è lì dentro. Oh, vediamo un po'. Allora, ciabattine. Questa è per Matti. Il baby doll. Beh, non vi devo dire che cosa devi fare con questo baby doll, Mattia. Quando devo indossarlo. Certo. Durante i balli. Certo, baby doll. Anche per me, Pia. Certo, certo, poi certo. Questo meraviglioso ricordo che comunque... È un kimono. Ci manterremo in contatto. Assolutamente. Assolutamente. Mica perché ora è finito con gli abiti, poi dopo non ci sentiamo è più. È una cosa speciale perché non è da tutti. E poi kimono, la cinturina del kimono e la giarrettiera. La giarrettiera che c'è il fiocchino blu, perché come sapete la sposa deve avere qualcosa di blu, qualcosa di prestato, qualcosa di regalato, qualcosa di nuovo e qualcosa di regalato. Di regalato, sì, l'abbiamo detto, no? Abbiamo detto tutto. Sì. Abbiamo detto tutto, sì, sì, è la tradizione, è quella. Tradizione. Allora ragazzi, ci raccontate un po' com'è andata questa esperienza? Allora, è difficile esprimere come ci siamo trovati, perché dire come essere in famiglia forse è dire poco, perché sia da parte tua che di tua sorella, della salvatrice, la sarta, ci siamo trovati benissimo, cioè una cosa, non ce l'aspettavamo. Si è molto emozionata. Piango anche adesso. Ma anche io, anche se sono un po' più, però anch'io essendo. Di pianti ce ne siamo fatti, pianti belli, di gioia, di emozione, assolutamente. E quello che posso dire è che se venite qua trovate proprio famiglia. Vi rilassate, scegliete un abito con coscienza, con l'ausilio di Rosellina che vi aiuta in tutto e per tutto, vi fa provare non so quanti vestiti, ma non credete, perché io l'ho trovato praticamente, sarà stato il quinto, credo, sì, perché è stata bravissima a identificarlo. Io ero lì con la mia mamma, che ora non c'è nel video, ma comunque lo vedrà. Rosellina ha avuto tanta pazienza. Ma abbiamo provato vari modelli fino a che lei non ha detto: vado giù a prenderti un vestito che secondo me è per te. Cioè, qua ce ne sono una miriade. Facciamo vederlo, va. Perché non tutti... Ah, l'intera ci è tagliato perché abbiamo fatto le modifiche. All'improvviso, esatto. Perché all'improvviso che cosa hai combinato? Un cambio. Un cambio abito, quindi al ritiro abbiamo fatto le modifiche, veloce. Esatto. La sarta ha già cucito tutto. Sì, sì, già all'opera. E lei ha detto: vado giù a prenderti il tuo vestito. Secondo me è tuo. Quando me lo sono messo io ho pianto, lei ha pianto, abbiamo pianto, vero? È vero. Tantissimo, e è stato meraviglioso. Io non posso consigliare un atelier, una casa del vestito migliore di questa. La casa del vestito. Una cosa ecco, un nuovo nome. Sì. Una cosa pazzesca. E te come ti sei trovato invece con l'abito tuo, Mattia? Al contrario suo, io, tua sorella, Amalia, mi chiese più o meno cosa avevo in mente, e il primo abito che mi ha consigliato, me ne ha fatti provare anche altri, giusto per scrupolo, per dire sì, non sì, ho, sì. Fatto, ho fatto troppo bene, però il primo mi ha colpito e era quello, era lui. Quindi qualche altro consiglio, però era lui. Bene, quindi tutto a posto. Tutto meravigliosamente. Assolutamente. Sono venuti con i genitori sempre, sì, si sono fatti la prima giornata è stata meravigliosa. Le nonne. Siamo venuti con le nonne.
e con i genitori. I giudici, le nonne. E le nonne erano, sì, sì. È stata una giornata stupenda, come sì. Tutte le altre chiaramente più tecniche, di prove, però la prima è stata una cosa pazzesca. Se dovessi dire dell'accoglienza. Non ci sono parole dell'accoglienza, cioè è... Abbracci aperte, di cuore, non ce n'è. Non ce n'è, è inutile dire. Avete mai assistito a altre prove dei vostri amici? No, no, non ancora, ma io verranno qua. Mandiamo tutti. Sì. Comunque atelier ce n'erano tanti da sì, Carrara a scendere in qua. Perché? Non guardo, obiettivo guardo te perché mi torno. Certo che devi guardare me. Perché non lo so, avevo quella sensazione vedendo a volte i tuoi video di sì, trovarmi. Partito tutto dai social, sì, esatto, di trovarmi a